Grazie. Regione aperta per me significa costruire una regione trasparente, una regione dove si possa sapere sempre di più che cosa fa la pubblica amministrazione, che cosa fanno i consiglieri regionali, che cosa fanno gli assessori. Una regione aperta è una regione inclusiva, una regione in cui non si lascia indietro nessuno e che quindi si deve occupare delle persone più deboli, dei soggetti più deboli, perché dobbiamo andare avanti senz'altro, dobbiamo crescere, ma dobbiamo crescere tutti quanti insieme. Io sono il relatore della legge per il contrasto alle infiltrazioni mafiose in Emilia Romagna, la legge 3 del 2011, una legge che abbiamo costruito insieme con la Simonetta Saliera. Lei si è occupata per la giunta, io mi sono occupato per il consiglio, ma abbiamo lavorato insieme dall'inizio alla fine per far approvare questa legge, che tra l'altro è stata approvata in tempi brevissimi, in 8 mesi. Una legge che noi abbiamo pensato di costruire innanzitutto con l'ascolto. Tra l'altro stavo dicendo prima che ormai con Simonetta abbiamo fatto coppia fissa in regione, perché insieme abbiamo fatto altre cose. Una delle cose più importanti è la legge, la prima grande legge di fusione in Emilia Romagna, legge di fusione per i comuni della Val Samoggia, che su questo abbiamo lavorato insieme. Tra l'altro io Simonetta l'ho imparato a conoscere in questo periodo lavorando, perché insomma è una persona che non ha orari, per fortuna, quando si lavora, e quindi abbiamo lavorato molto 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 bene insieme, molto velocemente. Però, chiusa questa parentesi, dicevo, questa legge è una legge che noi abbiamo costruito innanzitutto con l'ascolto. Cioè, abbiamo pensato che per scrivere una legge, innanzitutto di questo genere non c'era in Emilia Romagna una legge così, innanzitutto bisognava studiare, e abbiamo studiato tutte le buone prassi che ci sono in Italia, le altre leggi regionali che c'erano in Italia, le buone prassi del Piemonte, le buone prassi che servono a liberare il bene della Puglia, per esempio. Dopodiché abbiamo pensato di ascoltare, quindi una legge che non costruita a tavolino con dei tecnici, ma costruita sull'ascolto dei soggetti che da sempre, da tanto tempo si occupano di questo tema. E abbiamo ascoltato tutti i soggetti che possono essere comunque coinvolti sul tema delle infiltrazioni mafiose, e quindi non soltanto le associazioni come Libero, in cui abbiamo lavorato moltissimo prima e dopo insomma la legge, ma anche altri soggetti. Abbiamo pensato ad ascoltare le banche, per esempio l'ABI, abbiamo ascoltato le scuole, il provveditorato agli studi, abbiamo ascoltato i professionisti, abbiamo ascoltato l'avviso pubblico, abbiamo ascoltato i sindacati delle forze di polizia, delle forze dell'ordine, la prefettura, la magistratura, e abbiamo costruito questa legge che è arrivata in commissione composta da 15 articoli. Dopodiché insieme abbiamo pensato che quello era un collage, cioè una cosa che noi avevamo fatto ascoltando tutti, che però poteva ancora essere migliorata. E come migliorarla? Semplicemente riascoltando un'altra volta in audizione pubblica tutti i soggetti che erano stati consultati singolarmente, perché magari quel collage poteva andare bene, ma poteva anche essere migliorato, no? E quindi in audizione pubblica abbiamo richiamato tutti, facendo però una cosa, mandandogli il testo di legge 15 giorni prima, in modo che potessero studiarlo, verificare se c'era qualcosa che mancava, se c'era qualcosa che si poteva migliorare e dircelo. Abbiamo fatto questa audizione pubblica, abbiamo ascoltato tutti, sono arrivate proposte di emendamento, un po' come i vostri post-it questa sera, spero benevoli, speriamo, proposte di emendamento, e noi abbiamo migliorato questa legge. La legge è diventata di 18 articoli. L'abbiamo portata in aula, l'abbiamo presentata insieme, io e Simonetta, e tra l'altro abbiamo fatto uno sforzo, possiamo dirlo anche, perché noi, la nostra idea è che quando si parla di legalità non ci sono questioni politiche, come dire, di schieramenti politici, perché una legge come questa, noi ci siamo sforzati davvero, ascoltando tutte le parti politiche in Consiglio regionale, abbiamo cercato di fare in modo che fosse una legge approvata all'unanimità. Perché sarebbe stato un bellissimo segnale della nostra regione. Cioè, su questo tema non ci sono distinzioni, è un tema che riguarda tutti. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta, nel senso che non siamo riusciti a ottenere l'unanimità, semplicemente perché la Lega Nord ha deciso di non votare la legge. Io, guardate, lo dico tutte le volte, facciamo un incontro, perché poi quando vi trovate ai banchetti, al bar, a discutere di politica, cioè, sappiate e dite che l'unico partito del nostro Consiglio regionale che non ha votato la legge per il contrasto alle infiltrazioni mafiose è stata la Lega Nord.
Dopodiché la legge è stata approvata e qualche tempo fa abbiamo ottenuto anche questo bellissimo applauso dall'ONU. L'Organizzazione delle Nazioni Unite ha un ufficio che si occupa di contrasto alla criminalità organizzata e al traffico di droga. Questo ufficio esamina le varie leggi regionali che si occupano di questo tema. Credo la nostra sia stata l'unica legge in tutta Italia, l'unica legge regionale in tutta Italia che abbia ottenuto un plauso, nel senso che è stata definita una buona prassi per il contrasto alle infiltrazioni mafiose. E l'ultimissima cosa che vorrei dire, che noi però abbiamo pensato, io e Simonetto, un'altra cosa. Noi abbiamo cercato di costruire la legge con le migliori intenzioni, mi sa che è venuta anche benino, poi magari Simonetta vi dirà dei grandi risultati ottenuti dopo l'approvazione. Però abbiamo pensato che tutto è migliorabile, che nessuno di noi ha la verità in tasca, che tutto può essere modificato se non raggiunge lo scopo che ci si è prefissati. E abbiamo inserito in questa legge una clausola che si chiama clausola valutativa. Che cos'è la clausola valutativa? È una norma che consente la valutazione della legge. Cioè, quella norma prevede che ogni 2 anni la giunta regionale deve in consiglio regionale illustrare quali sono gli obiettivi raggiunti, come sono stati spesi i soldi stanziati, quante iniziative sono state fatte, se davvero abbiamo creato cultura della legalità raggiungendo tanti studenti, tante persone, se davvero abbiamo realizzato dei corsi, se davvero siamo riusciti rispetto ai beni confiscati in qualche maniera ad aiutare i sindaci dei comuni o le associazioni a fare in modo che quei beni siano più velocemente restituiti alla collettività. E questa cosa, guardate, è molto importante, perché consente, nel momento in cui ci sono dei problemi, nel momento in cui un obiettivo si raggiunge, di modificare la legge. Se non ci fosse una causa valutativa, queste valutazioni non si farebbero, o comunque si farebbero in tempi molto molto diversi. Pensate solamente se ogni legge dello Stato italiano avesse una clausola valutativa, forse le cose andrebbero un po' diversamente, se ogni legge fosse sottoposta a valutazione. E l'ultimissima cosa davvero che dico è l'impegno per la prossima legislatura. Io sono stato ricandidato alla direzione del partito, ho una serie di proposte che trovate poi nel DEPIAN che è lì, però siccome parliamo di questo tema, una delle mie proposte è continuare il lavoro che abbiamo iniziato. Perché guardate, noi abbiamo fatto 3 leggi per il contrasto alle infiltrazioni mafiose. Questa, che possiamo definire anche una legge quadro di carattere generale, poi abbiamo approvato una legge che si occupa del contrasto alle mafie nel campo dell'edilizia pubblica e privata, poi abbiamo approvato una legge che si occupa dello stesso tema nel campo del trasporto e del facchinaggio. Manca un settore importantissimo, come un tavolo a 3 gambe, manca la quarta gamba. La quarta gamba è tutto il settore dei servizi, i bar, i ristoranti, gli alberghi, gli appalti per le pulizie, gli appalti per le guardianie, il settore del terziario. E guardate, è una cosa difficilissima, intanto perché abbiamo poche competenze come regione e poi perché nessuno l'ha ancora fatto, perché noi abbiamo già iniziato uno studio su questo tema coinvolgendo Libera ed altre associazioni, poi purtroppo si è interrotta la legislatura, ma non c'è una legge che si occupi di questo settore in specifico, una legge regionale in tutta Italia. Quindi dovremmo essere i precursori, speriamo di poter lavorare insieme con Simonetta anche questa volta, dovremmo essere i precursori anche su questo tema. Io mi fermo qui, vi ringrazio e passo la parola a Simonetta Saliera. Grazie.